Fabrizio Vincitori, la fondazione punta sul turismo e la cultura, insomma. Certo, è il primo passo per la nascita di questo strumento che costituirà, diciamo, si è già costituita e che farà in modo di aderire e di far nascere un ITS, quindi una nuova scuola, una scuola di alta formazione che speriamo possa dare la possibilità a tanti ragazzi di entrare nel mondo del turismo e di qualificarsi, perché da imprenditore la ricerca è proprio quella di figure professionali di qualità che possano dare alle nostre aziende e a tutto il territorio una visione, una possibilità di crescita per il futuro. L'estate ormai, insomma, è stata archiviata. Che estate è stata per il Molise, soprattutto per la costa? Lei viene da Termoli, quindi ha il polso della situazione. Il polso della situazione ce l'ha il Molise, non ce l'ha la costa, perché il Molise parte dalla montagna e arriva fino al mare. Io vivo sul mare, quindi le mie aziende lavorano sul mare e è stata una stagione molto importante, direi forse unica nella storia del turismo molisano, da cui noi dobbiamo raccogliere delle informazioni che possono servire per dare a questo settore lo sviluppo e il futuro che merita. Senta, tornando un po' a quella dell'iniziativa, la formazione è fondamentale, però ecco, è fondamentale anche avere delle idee e soprattutto le strutture in questa regione. Come pensate, ecco, come dire, di inserirli in tutto questo? Sì, allora l'ITS è un istituto tecnico superiore. Questo istituto tecnico di cui io sono presidente ha come soci fondatori anche l'Unimol, la scuola alberghiera e l'istituto Keplero. È una scuola dove chi si iscrive farà molta pratica, quindi io sono anche presidente di Molisi, che è una rete di imprese e strutture ricettive, quindi noi come imprenditori apriremo le porte delle nostre aziende agli studenti. Allo stesso modo l'educazione della scuola, quindi la scuola alberghiera, l'educazione accademica, quindi l'università, faranno insieme un processo di formazione per questi ragazzi. Quindi le strutture che noi abbiamo, che diciamo, mettiamo a disposizione per gli studenti, per gli alunni, per coloro che si iscrivono, sono sia diciamo degli edifici pubblici ma anche aziende private. Questa è la mission, è proprio questa, cioè creare una scuola, innanzitutto deve essere altamente qualificata e questo è il motivo per cui anche un imprenditore come me si è messo a disposizione per questo progetto, perché noi richiediamo nel nostro settore, nel mercato del turismo, delle figure di alta professionalità e quindi per dare qualità dei servizi, perché il Molise c'è, il Molise già ha delle sue peculiarità, mancano i servizi di qualità e quindi questo è il lavoro che dovrebbe fare questa scuola. A mio avviso la formazione è la chiave per il futuro e noi, ripeto, metterci insieme il pubblico e il privato per un progetto del genere secondo me è molto interessante. Grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, il turismo diventa centrale in questa nostra regione, ma si deve inserire attraverso un rapporto anche di formazione importante sicuramente degli addetti che poi verranno inseriti in strutture e quindi c'è bisogno anche di tante idee, di tante altre strutture. Direi che il grande successo della stagione turistica di quest'anno in Molise ha determinato anche, non voglio dire una serie di problemi, ma di valutazioni di crescita. Ci sono tante sfumature che devono essere viste anche con un'ottica diversa. Quando si parla di formazione, naturalmente l'università c'è sempre. Io credo, resto dell'idea che la strada maestra di un diplomato sia il percorso universitario. Capisco però che quello che il percorso universitario offre probabilmente non è sufficiente, perché ci sono gradualità e sfumature diverse nell'ambito delle persone che possono lavorare nel turismo in questo momento. È cambiato molto, diciamo, l'orizzonte rispetto a quello che c'era solo 10 anni fa e la forza della domanda di turismo che c'è nella nostra regione ci obbliga giustamente a porci delle domande. E quindi il ruolo dell'università in questo progetto che è ambizioso? Il progetto è molto ambizioso, questo strumento nel quale il governo crede molto, anche il nostro ministero crede molto, perché in altre realtà ha funzionato bene però in realtà particolari, per esempio nella grande azienda che fa formazione per il personale che entrerà nella grande azienda.
quindi è chiaro che qui abbiamo anche il dovere di valutare come andrà. Io quello che dico è che in questa regione l'Università del Molise resta l'interlocutore, io vorrei dire unico, ma diciamo almeno preferenziale per tutte le iniziative che riguardano la formazione. Resto dell'idea, lo dicevo prima, che ai ragazzi converrà sempre cercare di puntare alto e quindi il percorso di laurea, dando una formazione di livello più alto, probabilmente ha per loro più garanzie. Capisco però che innanzitutto possono esserci interessi diversi da parte dei ragazzi e anche necessità lavorative diverse. Quindi l'idea di vedere uno sbocco lavorativo più rapido rispetto a quello che il percorso universitario offre apre uno spazio importante che può essere occupato anche in questa maniera. Fermo restando, come dire, l'alto valore dell'università sul piano della formazione in questa nostra regione. Però ecco, molto successo è venuto quasi a gratis, dobbiamo dirlo, molto successo del turismo in questa regione. Non sempre, come dire, nasce negli ambiti regionali, quindi nelle varie strutture, ma a volte, insomma, ecco, negli ultimi tempi abbiamo avuto quasi qualche regalo un po' dall'estero e ma anche da altre occasioni molisane. Ecco, probabilmente bisognerebbe creare anche i presupposti per chiamare all'accoglienza. Io credo, lo dicevo all'inizio, che il successo sia stato quasi sorprendente. Credo che abbia giovato naturalmente al Molise anche l'andamento della stagione del Covid, cioè la tipologia di interessamento che il nostro territorio ha avuto rispetto ad altri territori sicuramente ha alzato l'attenzione. E quindi la cosa importante per il Molise è che chi è venuto in maniera occasionale decide di tornare, vuol dire che quello che ha trovato gli è piaciuto. Ovviamente questo potrebbe significare, noi ci lavoriamo, che questo aumento della domanda non sia esclusivamente contingente, dovremmo farci trovare pronti. Diciamo, dal mio punto di vista non mi sento il primo interlocutore che dovrà dare queste risposte, ma è chiaro che l'università farà ovviamente la sua parte anche pensando a una tipologia di turismo diverso, quello del progetto che per esempio abbiamo con l'archeologia con la regione, che punta al portale, a un modo diverso di vivere l'archeologia, è un modo di far vedere tante cose belle che noi abbiamo in Molise, assolutamente sconosciute, devo dire a volte anche a noi che siamo in Molise, che rappresentano una grande attrattiva per chi viene da fuori. Grazie. Come siamo andati? Siamo andati bene. In qualità del settore turismo. Il fatto che prima persona... È una giornata importante perché ha coronamento in un percorso estremamente buono che hanno scelto di non fare il percorso di argomentazione che è stato dato. Infatti è un player che sono pubblici e privati. C'è la formazione accademica dell'università, c'è la formazione per capire come il futuro del turismo evidentemente per noi risulta strategico, risulta strategica la chiave della unica, detto anche prima, è stato ospitato per questa occasione. C'è e con il presidente saremo bene. Soprattutto fiero, io credo che mai c'era stato un coinvolgimento che nazionale e con i social che hanno raggiunto. Abbiamo fatto, come sapete, immediatamente accolto la sollecitazione, cui io voglio ringraziare veramente per qualificare l'offerta turistica. Bene, grazie. Grazie a tutti. Un processo anche abbastanza veloce, abbiamo noi imprenditori. Capire come il futuro del turismo nel questo sia, diciamo, il modo per formare, per dare al